Dai nostri pascoli la mozzarella ha un solo nome, Ilma. Dal latte fresco appena munto, direttamente sulla tua tavola. Ilma è non solo mozzarella, formaggi di ogni tipo. Ilma è genuinità a portata di bocca. Tutta la bontà del latte fresco nei prodotti Ilma. Caseificio Ilma, Contrada Vasì, Caulonia. Fresco in tutte le stagioni. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermon Ten Lane, Siviglia, Heritage, Mastai Ferretti, The Seagull, Lucky Lou, Canadiens, US Polo, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion, condominio La Galleria, primo piano, sopra BNL. Studio dentistico Dental M di Giovanni Marrapodi. Uno studio d'avanguardia dove vengono eseguite tecniche di implantologia computerizzata assistita con risultati di eccellenza. Protesi fisse e mobili, impianti dentali, implantologia a carico immediato. Perché andare lontano? Qui soddisfiamo ogni tua esigenza con un'equipe medica proveniente direttamente da Messina. Ortodonzia per adulti e bambini. Ortodonzia estetica, igiene orale, odontodiatria conservativa, otturazioni estetiche e intarsi, ed inoltre radiologia panoramica in sede. Questo e tanti altri servizi da Studio Dentistico Dental M, Bosco Sant'Ippolito, Bovalino, strada per Belloro. Studio Dentistico Dental M, per tornare a sorridere. Il fascino, dal 1999 ti veste con eleganza. Oggi puoi trovare un vasto assortimento nell'ampio e nuovo showroom in corso Carlo Maria a Marina di Gioiosa Ionica. Le marche più prestigiose di abbigliamento, intimo e mare per soddisfare ogni tua esigenza. Per il tuo evento scegli il fascino, abiti eleganti da cerimonia o casual per ogni giorno. Il fascino, l'eleganza con stile. Ci trovi a Marina di Gioiosa Ionica in corso Carlo Maria numero 66. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue sette essenze lignee, prassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrah, ha creato quattro collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati! Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica.
Il lunedì 27 marzo, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia, rigorosamente in diretta per aprire una nuova settimana di informazione con la rassegna stampa in digitale. Subito le prime pagine, tanto sport il lunedì come sempre, i temi prettamente sportivi per quello che è accaduto in questo ultimo weekend e soprattutto le sfide di ieri che hanno visto il derby della Locride vinto dal Siderno 1-0, una bella gara con una bella cornice di pubblico al Raciti, ma anche le altre sfide che hanno visto protagoniste le altre calabresi, soprattutto in Lega Pro ha vinto solo la Vibonese, per il resto delle squadre calabresi solo un pareggio. Perde le Roccella invece in Serie D sul terreno del Gela. Faremo il punto attraverso le pagine regionali tra pochissimo. Nel frattempo, prime pagine, vediamo subito l'apertura per quanto riguarda Gazzetta del Sud, Calabria, leggi senza copertura, e questo è il titolo per quanto riguarda Gazzetta, bacchettate alla Regione, la Corte dei Conti, scarsa attenzione all'impatto finanziario sulle casse pubbliche, rilevate, si legge nel sottotitolo, criticità nello screening su 47 provvedimenti votati in aula nel 2016. Vedete, domina la notizia per quanto riguarda lo sport, nel taglio alto il titolo sottotestata, Cosenza, Regina e Catanzaro a piccoli passi, solo pareggi esterni per le tre big, mentre la Vibonese fa festa all'88esima e torna in corsa per la salvezza. Continuiamo le altre notizie di prima pagina, l'allarme, troppi casi in Calabria, mafia dei boschi, implacabile, enti locali sotto scacco. A fianco Ciro Marina, Antonella, si cercano prove sui telefonini degli indagati nei laboratori RACIS. Andiamo subito a spalla, le vicende che riguardano l'aeroporto di Reggio Calabria, i dipendenti della Soga contro Oliverio e Falco Matà. Cassano Ionio, la Sibaritide rinascerà con i tesori dei boss. Paola, le mandrie invadono invece i terreni, scoppia la lite. E poi il referendum, bocciata la fusione tra Ricadi e Capo Vaticano. Era questa l'ultima notizia per quanto riguardava Gazzetta del Sud. Ci occupiamo subito del quotidiano, andiamo a dare subito un'occhiata a quella che è la notizia di apertura. Abbiamo qualche problema con l'apertura del quotidiano al momento, per cui le cronache delle Calabrie, vedete, Don Ciotti apre ai massoni, e questa l'edizione di Reggio Calabria, in questa foto Don Ciotti, telefonata con Bisi, il fondatore di Libera, incontrerà il gran maestro. E ancora, troppo scortese chiedere il risarcimento al clan Mutu, 1,5 milioni per comune e provincia. Ancora nella prima pagina, aeroporto Minniti, Nicolò resta pessimista, vedete Reggio Calabria a fianco, Lamberta e i consiglieri, all'Italia ci prende in giro, dimettiamoci tutti. E poi San Luca, vandalizzato il bene confiscato, analizzeremo questa notizia tra poco a pagina 16. Agricoltura, facciamo l'olio buono ma senza la bottiglia. Andiamo subito al taglio alto, tutto dedicato allo sport, Cosenza, pareggio a Caserta, De Angelis e Salvo, Regina per i ragazzi di Zeman e buon punto in trasferta in terra siciliana, la Regina ha pareggiato 1-1 contro il Siracusa. Lega Pro, Juve Stabia Catanzaro è terminata 2-2, vince invece la Vibonese, vediamo se riusciamo ad avere subito il quotidiano del Sud, sì, eccolo, referendum in apertura, comune unico in presila per quanto riguarda il sì, vince in 4 paesi su 5, solo a Spezzano Piccolo ha prevalso il no, circa 3.000 voti favorevoli alla storica svolta. E poi il caso, vedete, insulti a Don Ciotti anche a Palermo, la scritta contro Don Ciotti a Palermo come quelle apparse nei giorni scorsi a Locri, vedete, sbirri siete voi Don Ciotti secondino, e ancora scritte sul muro dunque come a Locri anche in Sicilia per Don Ciotti, analizzeremo questa notizia tra poco nelle pagine regionali. Referendum e vincono i no, Ricadi non unirà Capo Vaticano al suo nome. Andiamo avanti, minacce telefoniche al segretario trasferito da Vibo a Caltanissetta, non ci devi venire.
Per quanto riguarda il taglio basso, l'intervista, la sfida dei carabinieri ai latitanti, parla il comandante del reparto operativo dell'arma di Reggio Calabria. Il colonnello Franzese afferma la caccia a Vottari iniziata dopo la cattura di Fazzalari. E ancora Reggio, le vicende che riguardano l'aeroporto, Forza Italia attacca, rispettate gli impegni, critiche intanto a Irto e al sindaco della città di Reggio, Giuseppe Falco Matà. Il derby al Siderno davanti a 2500 tifosi, grande festa ieri al Racito per una straordinaria gara che ha visto protagonisti bianco-azzurri, e bella la prova anche dell'Ocre rimasto in inferiorità numerica nella ripresa. Il Cosenza raccoglie un punto a Caserta, che ad Anzaro in presa sfiorata e pareggio. La Vibonese sorride nel finale, pari Regina, importante il punto per gli Amaranto ieri sul terreno del Siracusa. Possiamo staccare con le prime pagine, ci ritorneremo tra pochissimo. Nel frattempo attendiamo l'apertura del nostro portale, il nostro sito www.telemia.it. ancora migliaia di contatti il nostro portale, soprattutto anche per le nostre pagine Facebook. Vedete, dedicata al calcio l'apertura eccellenza, esulta il Raciti, carbone gol e il Siderno vince il derby. Vedete la tribuna con la festa tutta bianco-azzurra. Dopo le scritte di Locra a Palermo, scritte Don Ciotti secondino, vedete, queste sono le notizie in bacheca, pari a metropolitana, tutti gli uomini di Falco Matà, dunque lo staff del sindaco della città di Reggio, Locri, l'analisi di Pino Mammoliti, così e se vi pare, poi Siderno, incontro sinistra italiana possibile, CGL, RC Locra, andiamo avanti, stilo Pazzano, Guardavalle, Bivongi e il contratto per contrastare il dissesto idrogeologico. Le altre news, poi il volley, Serie 2 femminile, vittorie per Soverato e Palmi, ancora la volley maschile, la Viola risorge al Pala Facchetti di Treviglio, eccellenze sul Terraciti, carbone gol, il Siderno vince il derby, la Palmese perde a Lentini e chiude in 9 uomini, invece Roccella perde a Gela, lo dicevamo, sprofonda sempre di più in zona playout. La cronaca dopo le scritte di Locri a Palermo, scritte dunque ancora nei confronti fronti di Don Ciotti di Libera e poi droga, arrestato 33enne a Taurianova, lasciamo anche il nostro portale che terremo d'occhio da qui alla fine per qualche aggiornamento dell'ultima ora. Nel frattempo è il momento di analizzare i temi subito all'interno, iniziando dal quotidiano del sud, le pagine regionali, le notizie che riguardano primo piano, per dare un'occhiata subito a quelle che sono le notizie del referendum. I cittadini vogliono il comune unico, il trionfo con 2.906 voti a fronte dei 1.688 contrari, solo in un centro hanno prevalso i contrari all'Unione. Dopo lunghi confronti arriva la svolta dunque in Presila, alle urne per la fusione, i residenti di Trenta, Pedace, Spezzano Piccolo, Casole Bruzio e Serra Pedace. E ancora per quanto riguarda le notizie del quotidiano nelle pagine regionali, ci fermiamo su quelle che sono le pagine Calabria che anticipano i temi locali, il caso nuove scritte contro Don Ciotti è la notizia che domina oggi. Dopo le frasi di Locre arrivano insulti anche su un muro di Palermo, un prete che incarna l'antimafia sociale della Speranza che tanto dà fastidio, vedete la scritta su un muro di Palermo nei confronti di Don Ciotti di Libera, solidarietà intanto al sacerdote e alle forze dell'ordine. Andiamo avanti, massoneria e clan, lettera e telefonata di scuse a Bisi, il leader di Libera chiarisce intanto la sua posizione. A Vibo, per cambiare decisamente argomento, ci andiamo ad occupare subito di cronaca, ritrovate le 7 auto rubate, caccia intanto alla banda, in appena 48 ore i carabinieri rispondono al colpo dei ladri, vedete inquirenti in conferenza stampa in questa foto. E poi ancora una notizia in breve, a Paola aggredisce un 90enne e viene arrestato. Ancora per quanto riguarda il quotidiano del sud, sempre all'interno, ci occupiamo adesso della pagina di Reggio, la riduciamo, vedete l'intervista, l'anticipavamo nei titoli di prima pagina, la sfida dell'arma ai latitanti, intervista a 360 gradi con il comandante del reparto operativo dei carabinieri Franzese, la caccia a Vottari dice iniziata dopo la cattura di Fazzalari, lavoro di squadra e sinergia, qui il tenente colonnello Vincenzo
Vincenzo Franzese e il procuratore capo Federico Cafiero De Rao. E poi la riflessione se il bergamotto muore è già morto, gli interrogativi di Amilcare Mollica sull'oro verde in Calabria. Proseguiamo con il quotidiano del Sud, ci fermiamo adesso a quelle che sono le notizie del comprensorio La Locri del Monasterace, museo inaugurato il Bostrop. Dopo un iter travagliato, sbloccato un finanziamento da 300.000 euro. La gestione dei servizi aggiuntiva affidata alla cooperativa sociale Vivi Kaulon, vedete l'inaugurazione dunque al museo archeologico antica Kaulon, con tanto di taglio del nastro. A Monasterace ancora il sogno di Ferlito al festival Vibrazioni di arte contemporanea. Nel taglio basso bovalino, Agave conclude il tour del paese. Il movimento politico-culturale verso le amministrative. In piazza Camillo Costanzo l'ultimo incontro con la cittadinanza. Qui Vincenzo Maesano, che sarà dunque candidato a primo cittadino in vista del voto amministrativo di Bovalino, città, ricordiamo, commissariata. Piana, giù le mani dal centro iperbarico. L'allarme del consigliere comunale Papalia contro l'atto aziendale dell'ASP. L'appello ai sindaci della provincia si legge nel sottotitolo. Insieme dunque per evitare il declassamento, e questo il virgolettato. A Palmi, al liceo Pizzi, la creve tra i banchi, l'inglese si impara al ritmo di rap. Maropati, cooperativa futura, 20 lavoratori sono senza stipendio da 18 mesi. Il Partito Comunista Italiano alza la voce. Qui Lorenzo Fasci, 1.200.000 euro di crediti dalla regione. Fasci afferma, basta. Polistena, premi ai talenti del Re Chichi. Due studenti del liceo musicale, vedete la premiazione di Milena Arcure, qui la premiazione di Rocco Catania. Era l'ultima notizia della Piana. Siamo già alla ricca pagina sportiva. Iniziamo dal Cosenza, intanto importante il pareggio per la formazione di De Angelis a Caserta, campo difficile, la reazione porta dunque al pari, un punto per muovere la classifica, ma la prima frazione di gioco è da dimenticare. Al 90° De Angelis, tecnico dei Silani, su Rajačić, abbiamo sbagliato, bisogna subito crescere caratterialmente. Le altre calabresi, Catanzaro, la beffa arriva nel finale, un vero peccato per le Aquile che hanno pareggiato a Castellammare di Stabia, stavano vincendo. Sarao e Prestia ribaltano nel primo tempo il gol di Paponi, poi l'amaro epilogo, giallorosso in vantaggio dunque per 2-1 raggiunti da un rigore di Conoti nel recupero, un vero peccato, il rammarico del tecnico del Catanzaro Erra, meritavamo la vittoria, dice il tecnico che è comunque soddisfatto della prova dei suoi. Via le negatività, la strada della salvezza è quella giusta. E ancora per quanto riguarda le calabresi, la Vibonese, la vittoria è viola, la Fidelis Andria è piegata al 42° del secondo tempo e nel finale rossoblu restano anche in 9. Un gran gol del centrocampista regala 3 punti preziosi per continuare a sperare in una salvezza. Vedete la festa, qui l'allenatore della Vibonese Campilonga ad abbracciare i suoi. Per quanto riguarda invece la Regina, lo dicevamo, si torna con un buon pari dalla Sicilia, Siracusa buona prestazione, anche la possibilità di centrare il colpaccio, tutto nel primo tempo, Amarata avanti con Canè, poi la rete di Longoni per il pareggio definitivo 1-1, vedete Marco Cana, autore del gol Amaranto, uno dei migliori in campo insieme a De Francesco a centrocampo. Al 90° l'allenatore Zeman, troppa sofferenza nella ripresa, dice il tecnico, dovevamo chiuderla nel primo tempo, afferma Coralli, ma abbiamo retto bene, tutto sommato positivo questo pareggio per la formazione calabrese, la formazione dello Stretto. Siamo già alla Serie D, dove vi dobbiamo segnalare purtroppo la sconfitta del Roccella. Intanto ha vinto il Castrovillari con la Sarnese, 3 punti per sperare ancora per i rossoneri, bene così ma non è finita. La Palmese, KO di misure, 2 espulsi, perde la Palmese di mister Daltorione contro la Sicula Leonzio Allentini, Cozza vittoria fondamentale per noi, ora il Sersale, dice il tecnico. Vediamo l'Isola, la Serie D è adesso più vicina per la formazione dell'Isola Capo Rizzuto, abbiamo detto del Roccella che comunque ha perso dunque contro il Gera. Per quanto riguarda invece la sfida attesissima di ieri, il derby al Racitic,
vediamo subito la partita più attesa con il titolo che riserva il quotidiano. Euforia Siderno, il derby è tuo. Come previsto, lo spettacolo migliore è stato sugli spalti. Una rete di Carbone decide la partita con il Locre, espulso Olivieri nella ripresa. Vedete il pubblico delle grandi occasioni che ha gremito le due tribune del Raciti. Spalti veramente al limite della capienza in occasione del confronto con il Locri. E ancora dedicato a chi ci vuole male, questo il commento al 90° dell'allenatore La Face. La presidente ospite invece Modaffer afferma: Pasqualino colpito con uno schiaffo. La Face si toglie qualche sassolino dalle scarpe e aggiunge: arbitro coraggioso. Vedete al 90° l'abbraccio, la gioia dei calciatori del Siderno. Giovinazzo: i nostri tifosi sono stati esemplari. Ancora positiva la prova dell'attaccante del Siderno. Per quanto riguarda le altre formazioni, ci fermiamo adesso alle notizie del campionato di promozione Girone B. Prova di forza del Soriano, il Cologna deve arrendersi. Doppietta per Crisalli, Vibonese sempre al comando. 4-2 ieri sul neutro di Roccella, il Soriano ha battuto il Cologna. Invece il Brancaleone è stato battuto 4-3 dalla Laurianese, vincente la formazione mister Nocera, e in scia adesso alle prime. Brancaleone dunque battuto. La Gioiese fa sua la gara contro la Bagnarese, dunque fa la sua parte la formazione pianigiana allenata da Sainato Sacco, e la scala in gol per i locali. Spataro accorcia per gli ospiti. Il team viola piega la Bagnarese e avvicina la zona salvezza. Per quanto riguarda le altre sfide, ricordiamo che l'Aurora Reggio Calabria ha vinto a Guardavalle con la Silese 2-0. Il derby reggino finisce in parità tra Propellaro e Boccale, un sorriso per la Taurianovese. Invece sabato il derby tra Africo e Gioiosa lo ha vinto il Gioiosa Ionica, che ha sancito così la salvezza matematica, gol di Nicola Catalano. Lasciamo il quotidiano del Sud, grande spazio abbiamo dedicato dunque allo sport, i temi prettamente calcistici anche attraverso Gazzetta tra pochissimo. Nel frattempo pagine regionali di Gazzetta del Sud, così ritorniamo a quelli che sono i temi più importanti della giornata per fare il punto per quanto concerne soprattutto le notizie regionali. Oggi ci sarà intanto la seduta del Consiglio regionale della Calabria, inizio alle ore 14 a Palazzo Campanella. Corte dei Conti, leggi regionali senza copertura finanziaria, la relazione della sezione controllo sugli atti del 2016. Secondo i giudici c'è scarsa attenzione verso l'impatto sulle casse pubbliche. Invece fissata l'udienza per Gallo, si aprono le porte di Palazzo Campanella. Andiamo avanti, vedete le altre news, lo dicevamo, la seduta di oggi del Consiglio regionale della Calabria. Andiamo al taglio basso, pioggia di fondi sull'area del Reventino. Mancuso del Partito Democratico, significativo dice impegno dell'amministrazione Oliverio, massima attenzione alla tratta ferrata tra Cosenza e Catanzaro, è essenziale che i sindaci promuovano una concertazione permanente. In questa foto appare Pasquale Mancuso, dirigente del Partito Democratico, a fianco la Calabria in vetrina, la borsa del turismo, uno stand. Fino a ieri a Napoli si punta a valorizzare il brand legato all'enogastronomia, e noi voltiamo pagina alla vicenda Soga di Reggio Calabria. I lavoratori denunciano presi in giro dalla politica, piovono critiche nei confronti dell'amministrazione Falcomatà e del governo regionale guidato da Mario Oliverio. In un documento si parla di mancata garanzia della salvaguardia occupazionale. Elogio intanto al prefetto, è stato l'unico rappresentante delle istituzioni a preoccuparsi del nostro destino. Critiche, come dicevamo, a Falcomatà e Oliverio. E ancora l'Avis rinnova il suo impegno, cambiamo argomento per giungere all'autosufficienza. Antonino Posterino, rieletto presidente provinciale. Rinnovate tutte le cariche nella 59esima assemblea che si è svolta a Cittanova. E ancora museo, una mostra dedicata a civiltà lontane e mondi esotici. Domani a Reggio l'inaugurazione, curata dal direttore Giovanni Malacrino e da Marta Tagliani. E ancora parentela del Movimento 5 Stelle, un piano delle arie sollecita la regione, parentela dunque del Movimento 5 Stelle. Il documento consente di poter
poter partecipare alla governance energetica. Lasciamo la notizia che riguardava la politica e noi proseguiamo, lo facciamo con una giornata di studi a Catanzaro. Vedete, pari opportunità, l'Unione Europea invita a colmare il gap. In territorio calabrese solo il 20% delle donne ha un'occupazione. La consigliera nazionale Bagni Cipriani, che appare in questa foto, annuncia un tavolo permanente. E ancora a Catanzaro il monopolio della mafia dei boschi tiene in pugno anche gli enti locali, notizia che abbiamo anticipato nei titoli di apertura. Cartelli, fra ditte, tagli indiscriminati di alberi alimentano il mercato nero. E poi la crisi delle province, lupi batte cassa, siamo in ginocchio. Bruno, urgono norme finalizzate a sbloccare la drammatica situazione. Enzo Bruno, presidente di UPI Calabria, nonché presidente della provincia di Catanzaro. Proseguiamo ancora con le pagine regionali. Il turismo scolastico bypassa la Calabria, la pagina è la numero 15. Rimaniamo ancora all'interno di Gazzetta del Sud. Iniziata la stagione dei viaggi, distruzione prevalentemente nella direzione sud-nord. Il costo da 200 a 400 euro a studente grava sulle famiglie. L'opportunità di visitare le aree protette del Parco Nazionale d'Aspromonte e di quello del Pollino. Va certificato se esiste o meno un rapporto positivo tra modello di gita e finalità perseguite. Vedete qui la sede della porta d'accesso del Parco Nazionale d'Aspromonte del versante ionico settentrionale nel territorio di Mammola in questa foto. E ancora bene anche i voli low cost, 20%, il 47% sceglie comunque il pullman. Allarme per quanto riguarda quello lanciato dai consulenti, costo del lavoro e responsabilità. Gli imprenditori possono restare intrappolati in quella solidale. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha segnalato il problema al Ministero. A fianco, notizie invece di cronaca, autovettura in fiamme, rogo notturno a Reggio, in via Salita Zerbi. Lasciamo ancora la pagina numero 34 e noi proseguiamo, lo facciamo con quelle che sono le altre notizie di Gazzetta. Antonella Lettieri, gli indagati e le verità nascoste nei cellulari, le chiamate degli amici della 42enne di Ceromarina al vaglio del RACIS. Gli investigatori, si legge nel sottotitolo, passeranno al setaccio alcuni messaggi contenuti nel telefonino di Fuscaldo e di altre persone. Olio d'oliva, alta la produzione ma imbottigliamento irrilevante, la questione affrontata alla Lamezia Terme in un convegno. Fenomeno opposto invece nelle regioni del centro e del nord. Gli olivicoltori affermano è necessario cambiare registro per far conoscere a tutti il prodotto. E ancora Lamezia Terme, agricoltori, una strategia per rilanciare il Made in Italy, assemblea regionale della CIA Lamezia Terme, la Confederazione Economica Bologna dal 29 al 31 marzo. E poi l'omicidio La Caria, la salma resta bloccata ad un mese dal ritrovamento del commercialista di Spadola, ancora niente funerali, il professionista probabilmente ucciso con un bastone. Proseguiamo ancora con Gazzetta, adesso ci andiamo ad occupare delle altre notizie, naturalmente spazio adesso allo sport. Regina Spavalda, vedete, solo per un tempo a Siracusa contro una squadra in gran forma, botta e risposta prima del riposo, sblocca Cane, pareggia Longoni per l'1-1 definitivo. Zeman, i punti si conquistano osando e non accontentandosi. Ancora per le calabresi, il Cosenza si sveglia e agguanta la Casertana, è finita 1-1 la sfida di Caserta. E ancora altri titoli, Catanzaro, il veleno arriva a tempo scaduto, un vero peccato questo pareggio a Castellammare di Stabia, lo dicevamo prima, il pareggio sul rigore priva i giallorossi di due punti importanti nella lotta salvezza. Catanzaro che deve naturalmente ottenere tre punti nella prossima gara per continuare a sperare, abbiamo detto, la vittoria della Vibonese. Siamo in Serie D, la legge di Ciccio Cozza non risparmia, la Palmese 2-1 della Sicula Leonzio sulla Palmese di Dalto Rione. Parole contro di me per farsi pubblicità, le interviste, il tecnico replica al patron Carbone che lo aveva attaccato alla vigilia. Dalto Rione invece ce l'ha con l'arbitro, a Lentina abbiamo assistito all'anticalcio. E ancora il Castrovillari piazza un mattone di speranza, abbiamo detto del 2-0 con la Sarra
Farnese di Maria, allenatore del Castrovilla, ripercorso lungo per la salvezza. Il Sersale sconfitto invece dal Gragnano, abbiamo detto di una sconfitta, quella maturata dal Roccella contro il Gela. Isola Capo Rizzuto mette le mani sulla diga, Alico Catona ora rischia grosso, adesso in zona playout. Invece Vigor, l'anticipo di sabato l'aveva vinto la Vigor Lamezia 3-1 con la Cittanovese, una vittoria inutile, ma Cittanovese a testa alta, bianco-verdi alle prese anche con le vicende legate al Dirty Soccer. Nuovi scenari dopo l'anticipo che ha spezzato l'equilibrio in eccellenza. Andiamo ad occuparci del derbissimo di ieri del Raciti, lo vince il Siderno 1-0, Carbone brucia le velleità del Locra, Amaranto penalizzati dal rosso, rimediato da Olivieri a inizio ripresa. Abbiamo mostrato un grande cuore, questo l'analisi del tecnico La Face, molto soddisfatto per la vittoria dei suoi ragazzi ieri contro il Locri. Festival di gol ed emozioni tra Bisacce Stende e la Luzzese, invece la Reggio Mediterraneo basta un tempo per avere la meglio sull'Acri, bene la formazione di mister Carella. Campionato di promozione girone B, quello che è accaduto ieri, vedete Gioiese via lo sprint e salvezza a spese della Bagnaresa, ha vinto 2-1 la Gioiese, adesso spera nel possibile salvezza. Pellore e Bocalo un pari inutile, corrissa anche finale per questo 1-1. Invece il Soriano batte il Caulonia 4-2, ieri al Ninetto Muscolo, la marcia è inarrestabile, deve arrendersi comunque l'ottimo Caulonia. Crisalli doppietta, Chiarello e Nesce replicano a Barranca e a Cucu, padroni di casa sconfitti ma a testa alta nella partita più bella della stagione al Ninetto Muscolo. Spazio dunque allo spettacolo ieri per questa sfida terminata 4-2. Aurora Reggio non perde colpi, la Stilese prima brilla e poi crolla 2-0 dei Reggini. La Deliese invece perde contro la Tauria Novese, ormai Deliese è condannata alla retrocessione, la Laurianese come dicevamo ha battuto il Brancaleone 4-3. Abbiamo così completato con Gazzetta del Sud, non ci sono altre notizie importanti per cui possiamo tranquillamente andare ad occuparci delle cronache delle Calabria all'interno, le pagine regionali, soprattutto le pagine che riguardano Citra e Ultra. Andiamo a dare un'occhiata subito alla politica, prima primarie, Partito Democratico, Letta dichiara voterò Andrea Orlando, scioglie la riserva e ammette la volontà di dare una chance al partito. Ecco, sentenza Azimut, che fine ha fatto il milione di euro? Siamo alla giudiziaria, il comune di Cetraro non avrebbe riscosso le somme stabilite dai giudici nel processo. Il funzionario dell'ente afferma mi attiverò per avviare tutte le procedure. Proseguiamo sempre all'interno e anche in provincia non c'è traccia dei soldi. Catanzaro anche per l'ente intermedio di Cosenza era previsto un risarcimento da mezzo milione. No alle dietrologie sulla Sogas, aeroporto di Reggio, Nicolò Striglia, Irto e Falco Matà. L'invito è ad attivarsi per costringere governo e SACAL a mantenere l'impegno. Vedete in questa foto l'aeroporto di Reggio Calabria. E ancora sempre all'interno, olio calabrese fuori dai circuiti che contano. Appello del deputato Nicodemo Oliverio a puntare di più sull'olivicoltura. A fianco il miracolo di San Francesco sulle musiche di Liz. E ancora per quanto riguarda le cronache delle Calabrie, la pagina numero 9 dal capoluogo, incontro tra Fiorita e la CGIL, condivisioni di un progetto, e questo è il virgolettato. Il leader di Cambiavento prosegue il suo tour verso le elezioni comunali in attesa del decreto per capire se si voterà a fine maggio oppure la seconda domenica di giugno. Marcia di Locri, Ventura, assenza gravissima dice, e ancora Pannofino conquista il teatro Politeama, successo per la commedia brillante, i suoceri albanesi oggi a Cosenza. Siamo già alle pagine di Reggio, l'aggravante prendere in giro le fasce deboli. Ferraro, la delibera 28 del 2016 parlava di ridurre la Tari per i disabili, ma i soldi arrivano dopo 3 anni.
E ancora Fiumara Annunziata, completati i lavori, buoni risultati grazie al riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico. Proseguiamo adesso con le altre notizie. Vedete, per il Tito Minniti, sempre per l'aeroporto dello Stretto, l'invito di Lamberti: dimettiamoci tutti. La proposta del consigliere dopo la presa in giro di Alitalia. A fianco Lions Club, il 31 marzo il centenario di nascita dell'associazione. Tra poco ci occuperemo di Locride, di Comprensorio. Nel frattempo provincia, per i temi che riguardano i trasporti, strada Reggio Melito, Ancadic chiede risposte. La risposta sul progetto dal Ministero dell'Ambiente. Crea afferma 9.000 morti dal 70 al 2007 sulla strada statale 106. Per la politica, mercoledì 27, l'ultimo consiglio dell'era Laganà. Poi Motta San Giovanni si preparerà al voto per rinnovare il consiglio comunale. Villa San Giovanni, questionario sul lungomare per il Movimento 5 Stelle. Andiamo avanti, siamo già alle notizie della Piana. Il centro iperbarico non si tocca, ecco il virgolettato. Il consigliere Papalia lancia l'allarme dopo la decisione dell'ASP di declassare il Galeazzi. Vedete in questa foto il centro iperbarico Galeazzi di Palmi. Adesso lo ha inserito come servizio sanitario. Confcommercio a fianco esulta invece per il mercato di Palmi. E poi per quanto riguarda la giudiziaria, Gerry carcere confermato per 11. Ciocchetti resta detenuto, l'inchiesta antidroga supera lo scoglio del GIP. Ancora Piana, la fortuna donata alla città. L'opera dell'artista Giuseppe Renda sarà collocata nella piazzetta Bella Vista. Il sindaco Tripodi, la banca Montepaschi ha sottoscritto con il comune un contratto di comodato d'uso. Tutto pronto invece per la seconda edizione, dalle 2 al 4 giorno di noto Infiorata Urianova, l'iniziativa organizzata da Taurianova nel cuore. Il tema di quest'anno sarà il giro del mondo in 80 metri. Vedete un'immagine della manifestazione che si è tenuta nel 2016. Siamo già alla Locride, vandalizzato il bene confiscato, lo anticipavamo nei titoli di apertura. Entriamo subito dentro la notizia. San Luca divelta l'insegna del centro culturale, oggi inizieranno i lavori intanto allo stadio. L'insegna, vedete, del centro culturale, ricordiamo che San Luca ospiterà il CSM a giugno. E ancora la monnezza brucia lenta, dura la replica di Ercole Macri. Siderno esposto di notte, uno striscione contro la riviera. La traccia audio di una canzone sarebbe alla base delle polemiche. Ancora Locride, sanità, ministro Lorenzen, il nostro ospedale è da terzo mondo. Don Antonio Magnoli invita la titolare del Dicastero della Salute a visitare il nosocomio. Ancora una presa di posizione da parte del giovane prorettore del Santuario di Porsi, Don Antonio dunque Magnoli. Qui l'ingresso principale dell'ospedale di Locri e una missiva inviata al ministro Lorenzin. Roccella, nessun casinò nel nostro castello. A Gerace è convocato il Consiglio Comunale. A San Luca i 109 anni di Giuseppina, grande festa per la supernonna e lei la più anziana della Locride, vi abbiamo dato notizie qualche giorno fa attraverso Gazzetta. Non ci sono altre notizie importanti, il resto è sport all'interno delle cronache delle Calabria. Abbiamo così dunque completato la nostra rassegna stampa direttamente sul digitale, sul nostro touch screen per questo lunedì dunque 27 marzo. 13:30 il nostro TG News, per il resto delle notizie della giornata e tutti i servizi, poi l'approfondimento 60 News, il Fatemi Sfatti e soprattutto in prima serata non perdetevi il riepilogo di quello che è accaduto in questo ultimo weekend con tutti in campo, con tanti ospiti e soprattutto la super sfida che si è giocata ieri al Raciti, uno spettacolo di pubblico ma soprattutto spettacolo anche in campo con la vittoria del Siderno nel derby della Locride. Ci fermiamo qui, ci ritroveremo domani. A tutti voi una serena e felice giornata e grazie per averci ospitato.
Macelleria Laganà Barbiero. Dai nostri pascoli la carne che si distingue. E non solo la carne, un'attenzione particolare l'abbiamo riservata ai cibi cotti e al pronto cuoci. Dal lunedì al sabato, costine di maiale, parmigiana, conigli al forno, pollo allo spiedo, alette e cosce di pollo allo spiedo e tanto altro. Abbiamo arricchito la nostra scelta con i prodotti tipici direttamente dalla regione Campania. Mozzarella, ricotta, burrata e tanto altro. Vi ricordiamo inoltre il punto vendita di Cavologna Marina, Barbiero Carni, con il rinomato insaccato di qualità. Macelleria Laganà Barbiero in via Roma Nuova Roccella Ionica e Barbiero Carni, piazza Bottari a Cavologna Marina. Genuinità a portata di mano. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue sette essenze lignee, prassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrà, ha creato quattro collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica. Casa Albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare, è dotata di ogni comfort tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità, è autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Patrizia Papandrea Couture crea abiti sartoriali artigianali unici, con i migliori tessuti italiani, pizzi e merletti, realizzate con antiche tecniche del tombolo e fuselli. Linee di prêt-à-porter e cerimonia donne e bimbi, abiti che regalano emozioni uniche e che rendono ogni donna una donna di classe. Patrizia Papandrea Couture, Cavologna Marina. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Lochi e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324-69-077-28. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Centro Medico Gastroenterologico e Polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia,
polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione, inoltre endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale Contrada Riposo a Locri. La scienza medica al servizio del paziente.